Ciao Jaguari, stavo a pensare che siccome mancano 1.095.000 giorni al quinto millennio, ammettiamo se l'anima in pace. Ammazza ma quanto è buona sta curatella. Oh, buon appetito a tutti, eh! Questi super sexy mutande leopardate che tireranno fuori il maschione che è in voi. Oggi vi voglio rovinare. Le daremo in omaggio ai primi 20 ascoltatori che ci chiameranno. Queste magnifiche mutande leopardate per dei super maschi. Super fighi che passeranno delle serate. Prego, manca ancora poco, abbiamo pochissime mutande ancora disponibili, guardatele. Mano ai telefoni, ragazzi, con queste magnifiche mutande leopardate. Guardate. Ma Mario, ti do un consiglio, chiama sto numero. Che forse con queste mutande leopardate gliela fa in suppa pure te qualche volta. State zitto, Tore. Ste porcate non le di. Almeno sotto lo sguardo della mia povera mamma. E poi sarò giaguaro, ma con la donna mi difendo. Mi difendo. Mica stiamo in guerra. Se la femmina piace queste mutande, perché noi non dovrebbe mettersele? Io sono d'accordo con Omar. È regolare. Ma senti chi sta a parlare. Un ragazzino che non ha mai visto un pelo e marocchino arcolizzato che manco se lo ricorda. Comunque sti panini li faceva meglio tua madre, Mario. Poi su ste cose fate parlare il giaguaro, lui sì che se ne intende. Ma ce lo vedete voi il giaguaro che va in giro con queste mutande? Ma Mario, mi porti un altro panino? Ma che sei scemo? Oh, se ce li provi, te faccio una spremuta, te faccio. No, ma te falla finita, andiamo sempre come una zucchina. Comunque, non sarò giaguaro, ma con la donna mi difendo. L'altra sera stavo qua, ho chiuso tutto, me vado a casa tranquillo. Non ho beccato due turiste? Beh, certo, i turisti vengono a Roma a vedere Ruderi, hanno trovato a te soffionate. Ha parlato Rodolfo Valentino. Comunque, la scusa di farsi indicare questo e quello, me li sono portati in giro tutta la notte. Erano svedesi, ho detto tutto. Ma Mario, io qua leggo che sei andato bianco. Infatti, all'alba, che ne so, mi fermo al semaforo, una va, scendo qui, quell'altra pure, io pure scendo qui. Mi sono ritrovato da solo. Parlavano finnico, parlavano, ma che ne so. Se c'era giaguaro, Se c'era il giaguaro, l'unico monumento che gli faceva vedere era l'obelisco di Piazza del Popolo. Bella, regà, tutto a posto? Che è sto mortorio? Ah. Ma Mario, oggi sei un po' più rosso del solito, eh? Ha parlato Otello. Ma perché in zona? Calla, mi è morto pure il piatto. Thank you.
Buongiorno Roma. Assalamu alaikum, Jaguar. Assalamu alaikum. Jaguaro, Jaguaro, faccia sognare. Jaguaro. Grazie, Jaguaro, de tolo, della tua comana guapa. Prego, prego. Jaguaro, Jaguaro. Ma che è martedì grassa, oh? Sto qua alle prove del matrimonio. Già qua, mi avevi promesso che mi portavi al cinema stasera. Ma una cosa, va al cinema, ce l'hai col promesso. Poi vieni da me e mi racconti come dar firma. Da sola. Grazie, già qua. Sì, è belle nozze. Auguri e figli maschi. Che pensiero. Cioè qua, ma che stai a fa'? Sto a fa' che sei un coglione e fai venire a tua madre, oh. Ma che stai a dire? Mi sto solo a divertire. Ma non hai capito che la sera è fatta per ballare, che il giorno è fatto per dormire. E beh, allora? Sora Rosa, date una sdraia a vostro figlio, va? No, figlia, figlia! E che ci devo fa'? Con questa, vi piccioni con la fava. E il giorno fai lavorare a tua madre al banco. E la sera stai fresco fresco per i pischelle. E andiamo, mettiti a sede. Lo sai che c'è ragione, c'è qua, è proprio figo. Ma c'è qua, ma ha pagato, non capigli. No, non voglio pesi ora. Amario, come fa un altro panino col prosciutto? Perché quelli col formaggio non vanno bene? No. E meno male che ti piacevano quelli di mia madre. Quello che mi chiedo è come farà a rimorchiare così, pare che c'è una calamita. È lo stile del Jaguaro che spacca. Stile? Che c'entra con lo scopà? Per esempio, la collezione dei vinili anni 70 fanchettona che c'ha a casa. Ma te immagini quella come te sdraia facili facili le donne? Vinili? Che roba è? So dischi, Mario. Tiè, portagli sto panino. Oh, so tre oggi, eh? Il problema non è come sdraia dopo. È come se rimorchia prima. È quello che rimane in mistero. Ma te lo ricordi quando stavamo fissa per scoprirlo? Non c'è stato niente da fare. Cleopatra, la più grande mignotta da Garbatella. Mamma. Oh, allora, dice, che è successo? Che t'ha fatto? Racconta. Racconta che? Non ricordo. Ma come non ricordi? L'avevamo pagata apposta. Pagata? Per sta cosa meravigliosa. Ma questo è il paradiso non si compra. Anzi, ripiate questi soldi. Ah. Aver Jaguar sta Cleopatra? La mummificata. Ah. Come al solito siamo finiti in bianco. No, eh? Non l'avrei mai detto. Vabbè, raga, vado a lavorare che c'ho il turno Fiumicino col tassì. Mi raccomando, voi non mi conoscete, non mi avete mai visto. Anzi, facciamo così.
Se qualcuno vi chiede di me, voi gli dite che sono morto, così la pianta di cercarmi. Vabbè? Ciao, Mario. Oh, ma questa è ancora con sta storia, sta? Ma Cerino non ha capito che sono passati 4 anni e non lo cerca più nessuno. Osteria numero 8, Mario D'Ammenberg in 8, c'è Cerino, c'è Torello, c'è Ruggero e Limoncello. L'amore quanto è bello, quando è friccicarello. Ammazza, Mario, già sono stanco. Ti svegli a mezzogiorno e a mezzogiorno e mezza già sei stanco. E se te cavi a lavorare, ma come fai? Lavoro. Ho provato una volta a lavorare. Ho portato un cane a spasso per mezza giornata. Mi sto ancora a riposare. Ah, già qua. Molto presto qualcuno ti chiederà di fare un lavoro. Beh, giovani, la risposta già la conoscete. No, qua dice che sto lavoro lo farai. E come no, voglia. Ma guarda, mica me lo sto inventando io. Questa è un'antica tecnica di divinazione della dinastia Ming, mi ha insegnata mio zio. E te la conosci la dinastia del giaguaro Sollazzi? Quella che non lavora manco se ammazzi. Ma Ruggie, falla finita che c'è sta rompe le scatole con questi tarocchi. Attento, Dore, perché qua dice pure che una donna che frequenti ti cambierà la testa. Ah, regà, io devo andare via, c'è una pratica da sbrigare. Ma che ci avrà da fare con sta fritta? La fritta è sempre sbagliata, ma se pianna scopà è regolare, è giustificata. Reo! Oh, contessa, buongiorno, che piacere sentirla! Oh, ma certo! E certo siamo qui! Siamo qui che l'aspettiamo, certamente! Ah, come? È all'angolo? Ah, bene! Bene, bene, venga che qui il locale è tutta a sua completa disposizione! Certo! Via! Via la signora! Via! Via! Presto, Natascia, presto, sta arrivando la contessa Campari Madness. Signora, queste salsicce sono alla prugna sfatta. La prugna penetra nel bulbo e il bulbo ha bisogno di aria. Aria! Aria! La borsa! Natascia, tu pulisci di qua che io pulisco di là. Natascia! Natà! Bruno, ma che ci fai qui? Ti ho detto che non mi devi disturbare mentre sto al lavoro. Mannava di vedette! Contessa, buongiorno, buongiorno. Prego. Buongiorno, signora contessa. Guarda, gaga, la devi smettere di fare ragazzino, hai capito? Perché se è così, allora torniamo subito agli scapaccioni. Cosa? Ma come ti permetti di parlare in questo modo a tua madre? Scusa, guarda, no, gaga. Gaga, ti prego, non attaccarmi il telefono. Non attaccare il telefono in faccia, gaga. Pronto, pronto. Pronto? Problemi con suo figlio, contessa? Ah, mio caro Pier, sì, non ne posso più. Sapesse quanto è difficile fare il mestiere della madre, del padre, della contessa. A chi lo dice? Natascia? Forbice. 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 Pettine. 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 Adesso eseguirò il famoso taglio e non taglio alla Pierre. Taglio e non taglio. Taglio e non taglio. Come mi piace, come mi piace. Taglio e non taglio. Taglio e non taglio. Finito. Come sta? Natascia, ma chi è quel bel energumeno là? È un cliente, è venuto per i capelli. Ah, bene, bene, bene. Portalo di là in saletta e fagli un bello shampoo. Pier, come sto? Beh, contessa, qual è il segreto del perfetto coiffure? Far uscire la cliente come è entrata. Spiritoso! Vieni qua, dai, dai, dai. Che ti fai sulla stagiana, dai, dai. No, non qui. No, dai, poi non mi va. Ma che sei matto? Che c'hai, guadagni? Cioè che non ce la faccio più essere inginocchiata a fare le unghie delle vecchie. Io sono un'estetista diplomata e se devo fare questi lavori umilianti tanto vale a tornare al mio paese. Ma non ti preoccupare, vedrai che andrà tutto bene. Magari ti trovo un lavoro io. Contessa, ma da dove?
ci sta male, eh? Oh, ma di che state a parlare? Mi passate uno specchio? Aspetta, aspetta. Eccolo qua. Guarda un po' che mi ha combinato, eh? Le donne che frequenti ti cambieranno la testa, di mortacci tua. E perché invece sei molto trendy? Trendy? Ma io t'ammazzo! Ma che c'entro io col destino, è il Mahjong? Sì, lui non ha corpa, non ha corpa, è Mahjong! Tecnica per conoscere il futuro. Pure a me già hanno detto il futuro giusto. E chi è mosso Zhang? Beh, sono sempre io, è il mio nome cinese. Comunque, il Mahjong aveva detto che non avrebbe sorriso più per un pezzo. Il giorno dopo ho perso tutti i denti, molto costosi i denti. Io non sorrido più. Arugge, ma te puoi davvero indovinare il futuro con sto coso? Te lo sto dicendo, sì. Non so manco io come, però sì, ci riesco. Allora te la faccio io una predizione. Mi sa che abbiamo svoltato. Смотри, какая глупая реклама по телевизору. Эти итальянцы абсолютно глупые. Ну, бля, совершенно безмозговые. Ma io mica lo so se sta cosa funziona, però. Che funziona? L'abbiamo sperimentato, sì o no? Che te fa schifo guadagnarci sopra i sordi? Torello ha ragione, ma lo sai quanta gente vuole sapere di quello che sta per succedere? Vuole sapere dell'amore, del lavoro, dei soldi. Sordi, hai detto bene, quelli che famo con sta storia. Dammi retta, Ruggè. E vabbè, che te devo dire? Proviamoci. Grande. Vai. Allora, Natascia, ci ritrovi i clienti, te? Chiaramente, però in scambio di una grossa percentuale. Stiamo a posto, Natascia ci trova i clienti. Io gestisco e te devi concentrare sulle predizioni. L'unico problema rimane il posto. Arugge, e dammi la mano, no? Falla finita con questi balletti di sofferenza tibetana. Comunque mi sembra stiamo accroccati da paura, no? Le lampade possono andare là, il paravento lo lasciamo qua. Accrocchiamo sta lampada pechinese qua sopra. La bodega lì, sta qui. Sai, ti dico, sta venendo proprio bene. Anche perché se non andava bene, andava bene lo stesso. No, già qua, figurate, oh. Cioè, non sapevo come ringraziarti. Non mi ringrazia che mi dà fastidio. Io invece manco me devo accorgere che esistete. No, no, tranquillo, figurate. Famo come abbiamo detto. Solo di pomeriggio e dopo che ti sei alzato. E poi usiamo solo salone e anticamera. Salone e anticamera. Poi lo sai, per noi camera tua è come una chiesa. Bravi. Hanno suonato alla porta, Ruggè. C'è una pischella tutta per me. Bionda, bruna, rossa. Lo scoprimo se te dai una mossa. E va apri sta porta, va. Ciao, Giaguà. Mica ce lo sapevo che c'avevi pure il cameriere filippino. Ah, bella. E so così tante le cose che devi scoprire di me. Intanto, apponi una firma su sto libro. Sempre sotto arresto, sei pure scritto. Per chi mai presa? Mi piace così, classe e cultura. Ah, Giaguaro, scusa, se ti dispiace, noi finimo da addobbare. Ecco, bravi, addobbare qua. Che questa me la dopo nell'altra stanza. Ermitico librone. Oh, qualcuno diceva che esisteva. Io pensavo che era solo una leggenda. Ci stanno le firme di tutte le donne del giaguaro. Ammazza quanto è alto. Pare l'elenco del telefono. Per le donne mie basta avanza un volantino. Oh, ma mi stai a sentire? Ma mi senti? Passati a me. E con chi sta a parlare secondo te? Certo, muffa, sei sempre il solito. Basta, dai, non vorrei che c'è nulla e serpico se ne vanno al concerto senza di noi. Oh, speriamo che stasera c'è gente così mi vendo un botto di cassette. Ma stai sempre a pensare a ste cassette? Certo che non te ne importa proprio niente del concerto di Curtis Blow. Non è che non mi importa, lo sai, io ascolto solo rap italiano, non so manco chi è sto Curtis Blow. Ah, muffa, andiamo, va. Ciao, Giaguaro. Come
sei? Regolare. Te? Dopo stasera non ci sto più con la testa. Mi sembra di camminare sulle nuvole. Che vuoi bere, bellezza? Ma non so, stamattina ho voglia di champagne. Ma la champagne francese c'ha tante pretese. Marchinotto del Marione è proprio ormai in circolazione. Spacca sto bar, no? Ma lo sai che i turisti fanno? Fiumicino, Colosseo, Giaguaro, San Pietro Fiumicino. Ma mi sa che voi a Milano non ce l'avete in barco. Uè, calma, Serpico. Noi lavoriamo a Milano, hai capito? Piuttosto, quando è che mi porti a casa, che c'ho la scella che chiede vendetta? Aspetta un attimo, voglio farti solo conoscere Muffa. Mo' andiamo. Forza Roma. Regolare. Non vedi? È Giaguaro! Che stile! A Muffa, andiamo, dai. Mi raccomando, vedi da non farmi far figuracce. Non odia cianuro che non sai chi è Curtis Blow. Oh! Bella Serpico! A Serpico! Oh, bella Muffa, tutto a posto! Oh, cianuro, questa è Muffa, quell'amico mio che gli ho fatto un par di basi. E lei è Samantha, ma ha scassato tante palle che te la conosci. Ciao Samantha. Ciao. Il piacere è tutto mio. Accomodati. Quanto resti? Bah, non so. Ma sei venuto a Roma soltanto per il concerto o ti fermi un po' di più? Bah, dipende anche molto da come mi trovo, no? Oh, aspetta, aspetta. Cianuro! Ciao, piacere, ti volevo fare i complimenti per il tuo EP, è proprio da paura. Anzi, ti volevo far sentire la mia demo. È la prima cosa che faccio, ci tengo. Lo sai quante demo ho dovuto fare io prima di fare il mio EP? Eh? Sei un sucker, vero? Sei un sucker. Ma scusa, che t'ho fatto? Le cassette dei sucker sono tutti uguali. Ma se manco l'hai sentita questa? Ah no, non l'ho sentita? Ecco, l'ho sentita. Serpico! Oh, Serpico! Dai, andiamo a casa che vorrei dormire 5 minuti per il concerto, ok? Dai. Senti, ti posso dare un passaggio? C'ho la mia nuova Cherokee qua fuori. Che figo! C'è il Cherokee. Ah. Oh, vabbè, la Muffa. Non te la prende così, però, dai. Oh. Ci vediamo dopo al concerto dei Curtis. Bella Muffa! L'amore, l'amore! Voglio sapere tutto dell'amore! Mette da sera. Sì. Se sapessi quanto è bello. Allora, che vuoi sapere? Gianni fa l'idraulico. Vedi, lui, da quando che l'ho mandato a chiamare la prima volta perché si era rotto il tubo della lavatrice, non si è ripresentato una, due, tre volte e sempre con una scusa diversa. Cioè, vuoi sapere se il tubo funziona? Ma no, non è per il tubo. È evidente che torna per me. Però non si è ancora dichiarato e... Oddio, che è? Gli spiriti! No, è accesso. Mi pare certo un fantasma. Giorgio! E allora? C'avevi ragione. Gianni l'idraulico non vi è per i dubbi, vi è per scopà. Lo sapevo. Ma allora perché non mi ha mai sfiorata manco con dito? Ma qui veramente dice che è già successo. Ma te stai da sola a casa? No, vivo con una ragazza alla pari, perché? E allora è tutto chiaro. Ma vi ho detto che erano i tubi della lavatrice che non funzionavano, beh? Sì, perché? Perché pure adesso, mentre te stai qua, loro stanno a casa a scopà sopra la lavatrice. Ah! Oh, ma che c'entro io? 100.000, grazie. E poi si lamenta che la lavatrice è rotta, sta mignotta. Torni a trovarci quando vuole, signor. Arugge, annata, Arugge. Oh, ma che è la sofferenza di Betana? No, è la pigna che mi ha dato quella. Conte, se mica penserà che sia stato suo figlio a rubare le gioielli. E chi altro avrebbe potuto essere stato? Ci sono da me solo due filippini. Ma io devo sapere. Contessa, io penso che forse una soluzione ci sarebbe. Mm. Ho sentito parlare di un certo cinesino. Cinesino? Dicono che sì.
dicono che sia un medium straordinario. Due o tre clienti sono rimaste molto soddisfatte. E dove sta sto cinesino? Natasha? Natasha, vieni qui un attimo. Buongiorno, buongiorno. Sia comune, signora, sia comune. Allora, dici per davvero? Te l'ho detto, quella contessa è ricchissima, viene domani mattina. E se Ruggero le riesce a dire che le ha preso quelli gioielli, ci dà 50 milioni. 50 milioni? Sì. Grande, grande, per una volta ci ha detto bene, Dana. Se va bene sto corpo, se mettiamo a posto per tutta la vita. Ma insomma, vede qualcosa, capisci? La borsa sale e scende, ricoperto di pelino. Sì, sì, un attimo, che adesso vedo. Ma come? Mi avevano detto che lei era bellissima. Allora, si vuole svitare. Ma insomma, io sono venuta per avere delle risposte. Ma è sicuro di saperne già le finite? Arugge, che è successo, Arugge? Questo non ha la forza di stare sveglio? Figurati se sa leggere il futuro! Signora, non si preoccupi, venghi con me. Arugge, svegliati, Arugge. Che c'hai? Sto torellino tuo, mi riconosci, Arugge? Arugge, arrivate, mi servi vivo, Arugge. No, è che sono un par di giorni che mi fa fatica, mi ha la testa a concentrarmi, mi devo piena pausa. Come una pausa? Sarà un po' di febbre, Arugge, non ti preoccupare, due aspirine e riparti che una favola. Che vuoi che ti faccio il brodino pechinese? Un po' di code di pesce cane, un po' di code di rospo, che vuoi, frate? No, Dore, io mi devo fermare, ti giuro, se no schiatto, mi devo fermare un paio di giorni. Come un paio di giorni? Guerriglia, faccio rap dai moti del 90. Mo vivo in mezzo a rettili, nei pianerottoli, litigi più proiettili contro nanerottoli. Fottili, maestri senza diploma. Vi parlo di un campione, mi citate Maradona. Svelti, pochi effetti, in effetti. Io non faccio rap per chirichetti, nanetti. Andiamo a prenderci qualcosa da bere. Hai sentito che rime? Svegliano di brutto. Ora ascoltiamo un altro po' di rime, poi andiamo a prendere qualcosa da bere, ok? Bella muffa, sta bene qualcosa, sì. Bella Seppi, ma ancora no, però forse sto ragazzo me ne compra una. Oh, ti dicevo, ci so due basi di DJ Serpico, proprio roba potente. Beh, due basette così che mi avanzavano gli ho dato. Beh, allora la provo, quant'è? Mezzo scudo? Sì. Uè, figa, il buffa e le sue cassettine, eh? Noi siamo venuti qua per sentire il grande Curtis Blow che sta per spaccare tutto e lui si vede le sue cassettine. E ci sono anche pisquali che ci cascano a comprare sta merda, eh? Tu sei un pisqualo, sei uno, un sucker sei. Minchia, il cianuro, se lo dice lui che questa è merda, non ti do neanche mille lire, oh. Dai, muffa, siamo venuti qui a vedere il concerto di Curtis Blow. Ma cosa te ne importa per oggi delle tue cassette? Sai che è? Che siete dei pezzi di merda. Mandatevene a fanculo voi e quello stronzo di Curtis Blow. Clap your hands everybody if you got what it takes, 'cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks. How you feel out there, Rome? Make some noise. Breaks on the bus, breaks on the car, breaks to make you superstar, breaks to win and breaks to lose. These here breaks to rock your shoes, and these are the breaks. Break it up, break it up, break it up. Clap your hands, clap your hands, clap your hands. Every woman steps out with another man. That's the breaks, that's the breaks. And she runs off with him to Japan. That's the breaks, that's the breaks. The IRS says they want a check. That's the breaks, that's the breaks. And you can't explain why you playing the cat. That's the breaks, that's the breaks. And my bell sent you a whopping bill. That's the breaks, that's the breaks. With 18 phone calls to Brazil. That's the breaks, that's the breaks. And you borrow money from the mob. That's the breaks, that's the breaks. Yesterday you lost your job, baby. Oh well, 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 these are the breaks. Bring it up, bring it up, bring it up. Yeah, now come on everybody out there, do me a favor.
have a little break tonight. Somebody say, all right. All right. Say, ho. Ho. You don't stop or keep on. Somebody scream. Breakdown. Beautiful piazza. Quando è vuota, è la gente che rende tutto una merda. My man, I don't understand Italiano. You speak English? Okay, the piazza is beautiful, but the people is merda, shit, okay? Yo, I'm just here for business, you know what I'm saying? And tomorrow I gotta leave and go to another place. I think it's messed up that I can't see the city. What? Yeah, I wanna see Roma. You and me together, okay? Yeah, all right. I have a problem. If you have 10 sacchi for the benza, I can portarti around. What is this 10 sacchi? 10 sacchi, 10 bags, okay? 10 bags. Yeah, all right, no problem. Questo posto mi piace la cifra, lo sai, è che ci vengo spesso con una ragazza che mi piace. Non te credo, ancora non è successo niente, mi sa che dopo stasera nemmeno mi si fila più questa a me. Well, yo, I want to thank you for bringing me to this beautiful place, man. It was dope, you know what I'm saying? But look, we gotta break out, I gotta get back to the hotel. No, hotel can wait, può aspettare. Forse io a Roma ti manca un caposaldo. Ciao! Ciao! Oh, buonasera, già qua! Che te è venuta fame dopo la ginnastica? Sono ste due che dopo la carne vogliono mangiare dolce. E io tu bei cannoli con la crema, robè! Che sono troppo piccoli questi per le ragazze! Giusti, giusti! Oh, segna pure a nome mio, Mmm, good! Very special! Che te l'ho detto, frate? Dai sotto, che in America quando ti ricapita? Hit, hit! Cornetta roba controcorrente. Non vedi? È il giaguaro. Uè? È il giaguaro, it's the jaguar. C'ha pure scritto una canzone sul demo mio. Demo? Yeah, yeah, demo tape. I'm a rapper, io rappo. Are you a rapper? Yeah. Yeah, that's dope. I'm a rapper too. Sei un rapper, veramente? Yeah, haven't you ever heard of Curtis Blow? Porca puttana! Yo, I go for more cornetti, okay? Cornetto senza crema non vali niente. Io da Roberto se niente pago niente.
Ciao Giaguaro, poi io sono tuo grande ammiratore. Tu non mi conosci, eh? Te volevo chiedere un consiglio. Ah, mi chiamo Muffa. Vuoi un consiglio? Cambia nome, Pischè. Che me devi dire comunque? Guarda, oggi per me è stata una giornata assurda. La peggio e la meglio insieme. Cioè, insomma, chi me l'avrebbe detto a me che incontravo Curtis Blow? Io pensavo che fosse uno come tanti, invece è un grande, una persona vera. E mo? E mo sai che ti dico? Io con Curtis Blow ci andavo insieme al mare. Il rap è così facile rimare. Chiappa, lo sfrutta, lo fatta il nome, come ti chiami Muffa? Ma che cazzo di nome ho? Io son signore, sor Giaguaro, segna il nome mio dal cornettaro, sto bene de mente, de core e de panza, a Muffa. Ma beata l'ignoranza. You know, I really don't know how to thank you. No problem, it's okay. You know, I might be back to Rome real soon, but if you come to New York, maybe you can give me a call. Okay, okay. You always say okay. I don't speak English, okay, it's international. That's true. So I guess I can remember you as Mr. Okay. Mr. Okay? Figo! Ah, aspetta, 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 ti devo dare una cosa. It's for you, okay? All right, it's an honor. And te volevo chiedere one favor. Anything for you, bro. Yeah. Mario, sicuro che ieri sera mi cercavano? Posso chiedere un'informazione? Dica pure. Ah, no, guarda, mi dispiace, noi il latte non ce l'abbiamo. Ma dove è andato quello? Boh, c'era il turno col tassì. Bella, ragazzi! Uè, Sacher, ancora qui! Ti sei perso proprio un grande concerto! Vedessi che freestyle che gli ha sfornato il cianuro, una cosa assurda! Sapete che c'è? Che a me del freestyle del cianuro mi rimbarza proprio. Ancora con sta merda? Allora non hai capito che io ascolto solo vero hip hop? Io sai che ci faccio con questa roba qua? Aspetta un po'. Mister OK, e chi è? So io, ho cambiato nome. Eh? Cosa? Featuring Curtis Blow, che cazzo c'è scritto? Non ce l'ho scritto, sentitela. Chi è? Guarda, ti conviene che sia vero perché stavolta te la spacco sta testolina, A Muffa, spero che stavolta non sia una cazzata, eh. E sentiamo. Vai, vai, vai. Figa. Curtis Blow. Sentiamo. C'è anche Muffa. Fatemi sentire. No. Vedi il campione. Fai sentire? Madonna. Ma che cacchio, ma... Lo sai che sei stato proprio bravo, Muffa? Anzi, lo sai che ti dico? Che domani, se ti va, possiamo anche uscire insieme. Non mi sento di escluderlo. Le daremo in omaggio ai primi 20. Итальянцы всегда смотрят одно и то же. Io живу в Италии 5 лет и постоянно вижу одно и то же свинство. Niente, ci ho pensato. L'unica soluzione è rimandare la contessa un altro giorno. Ma allora sei scemo? Quella ci offre 50 milioni e noi rimandiamo. Oh, che devo fare? Se quello ci ha detto pedalino, ci ha detto pedalino. Ma tu lo sai che io ci sono estetista truccatrice? Beh? Beh, volevo dire che io con il trucco potrei fare i miracoli. Buonasera, molto onorevole signor Giaqualo. Ma come cazzo ti sei vestita, sore? Ni Sanchigo Maggiongari Maggiong. Ma come cazzo faceva Ruggero? Ma non ti preoccupare, ma che ne sa la gente? Tu basta che ti ricordi parlare con la L al posto della R. Ma Ruggero non parlava così. Ruggero faceva tutti i gesti. Ada, oh, oh, asa, quantu, quantu, l'anima dell'immortacci tu. Ma che c'entra? Non c'entra niente. Ruggero era un cinese vero, non ha bisogno di queste cazzate, dai. Già la contessa. Ha detto che viene alle 4, sono alle 3 e un quarto. Sarà un altro cliente, Natà. Mandalo via, mandalo via. Boce mui, boce mui. Oddio mio, guarda. Boce mui, boce mui. Ah, mi dispiace, signor, oggi non riceviamo. Ovellina, te la porta in faccia all'unica erede della contessa con pari madness. O gliela sbatti davvero. Dimmi dov'è il cinese, vieni. E mo chi è lei? Io. Mamma mia, mi sei brutto. Meno male parli italiano, toh. Tienimi, Adolf. Io sono Gaga,
figliolo e unico erede della contessa Compari Madness. Ti dovrebbe dire qualcosa questo nome, perché so che la mia mamma ti ha cercato, perché c'ha dei sospetti su di me per via dei gioielli e vuole tu li confermi. Ripetele per favore, io non capile bene. Insomma, parliamoci chiaro, stammi a sentire bellino, I gioielli è chiaro e l'ho rubati io, rubati, e ho preso un anticipo sull'eredità, perché questa stronza non si decide di morire. So anche quanto ti do il doppio e buonanotte. Beh, se lo dice lei. Se lo dico io, sono 100 milioni, dovrebbero bastare, no? 100 milioni? 100 milioni? E per fa che? Ma come per fa che? So che ci piglio in queste premonizioni, vuol dire che questa volta per 100 milioni sbaglierai. E gli dirai che i gioielli l'hanno rubati i camerieri filippini, mi raccomando. Beh, ma magari dà la colpa a polacci filippini e non mi sembra giusto, Oh, bellino, qui non si tratta mia di vedere cosa è giusto e cosa non è giusto fare. E si intende di vedere cosa ti tocca fare per salvare questa tupellaccia gialla e c'hai, capito? La contessa è già arrivata. Oh, in meno la mia mamma è arrivata. Ma cosa viene a fare un'ora prima? Ecco, deve sempre venire in anticipo lei. Ora mi faccio io. Mi può mia trovare qui? Io vado sotto il tavolino, voglio sentire tutto, Oh, mozze tu anche il cane. Cane. Questi villi prendo io e fa come si è detto, perché sennò fa la finaccia. Prego, contessa, le presento Cincion lì. Eccoci qua. Immagino che la sua segretaria l'abbia già informata sul mio problema, vero? Io ho già stato informato. Bene. Oh! Toto! Qui, Mahjong, dile che gioielli avele preso persone molto vicinissime a casa sua. Cosa? C'è qualcosa che non va? No, no, tutto bene, tutto bene. Come dice il saggio, vicino sì, ma mica tanto. Oddio, cos'è? E io cinese, avele influenza cinese, già presente australiana giapponese. Verità sta arrivando. Però sembra strano, ma lei deve collaborare. Deve mostrare sua nuca. Sua nuca, dovrebbe girarsi. Va bene, anche la nuca. Le va bene così? Ci giunciamo, l'accendin, non ci sta. Tesse le dicono che gioielli avele preso persone che abitano con lei, ma non di sua famiglia, abitale in sua casa. Senti, Dorè, non so di che stai a parlare, ma ricorda, non sei un uomo se non va bene a tua madre. Mamma, solo per te la mia canzone vola. De mamma ce n'è uno solo. Non preoccuparti, sono maggiordomo. Se lei vuole, io le posso rimediare dei magnifici servi della Papuasia. Che ci fa con questo zodicone? Ha detto servi? Servi? Cosa? Qui tessele. Cosa? Dicono che gioielli avele preso persone che abitano con lei. Ma avere occhio a mandorla, come li mia. Ma allora sono stati due filippini. Questo vuol dire che il mio cagà non c'entra niente. E io? Sì, sono stata una sciocca. Io che l'ho anche diseredato. Signora, ma io sono letto per furto di gioielli. Per altre cose non sapele. Ma grazie, lei è molto gentile a preoccuparsi. Ma adesso sono finalmente felice, contenta, sicura che mio figlio cagà mi vuole veramente bene. Io mica tanto. Ma è impazzito! Ma che cosa sono queste urla? No, no, non sono impazzito! È che suo figlio è un procio, un ladro e pure un pezzo di merda! Ma come si permette? Mi permetto, mi permetto! Cagà, tu qui! Ma allora? Sono stato io, così ti impari a tagliarmi le carte di credito, stronza! Bravo, Adolf! Continua così! Che schifo, che schifo! Mannaggia! Poverino, il mio barone rosso senza paracadute! Bociamo, contessa! Venite, soldi, dai! Dove scappiamocene, dai! Ma che te frega dei soldi? No, questa tu me la fai! O c'è il matalo! Tagliando, fermali! Porca zuzza! Ah, lasciami! Lasciami così, là! Lasciami! Lasciami! Ma davvero, davvero? Quando il gatto non c'è, i topi ballano. Ma vediamo. Violenta! Levati di culo!
E mo che farebbe Monnezza? Wow. Oh! Guarda! Mo da mucchio! Guarda! 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 E sei travertino! Guarda! 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 Insomma, Gagliardo, ora basta! Vicino e tu gli faccia male! Molto male! Ammazzalo, via! Natascia, stai bene? Legami presto prima che ci blocchino la segni! Ma te sei un passi sordi, pensi? Sì, anzi, sai che ti dico? Che prima dividiamo, meglio è. Io non te capisco, Natà. Non mi capisci? Ti voglio dire che mi sono stufata di questa vita, di te, di tutto. Voglio la mia parte e me ne vado verso una vita nuova. Hollywood mi aspetta. Hollywood? Ma che sa di? E noi? Sì. Insomma, l'ha scaricato. Mi dispiace. Arugge, con tutte le previsioni che hai fatto, ma non potevi capire che quella era una stronza. Comunque, come direbbe il Giaguara, era solo un'altra firma sul registro. Più che altro mi dispiace per business. Stava manna forte, eh. Andrea, ma vedi come sto ridotto? Io a ricominciare non ci penso nemmeno. Arugge, mi dici una cosa. Ma come facevi a tirare quelle carte e farle venire tutte precise? Ha fatto uno stage del mago d'Arcella. Oh, ma vedi, mortacci tua, non solo te porti la roba da casa, ma me sbrodoli pure sul tavolo. A sto punto dammi pure il cazzotto in faccia. Oh, Mario, senza offesa, ma la roba di tua madre è almeno scena. Poi levati, sto giocando. Un tonico, per favore. Certo, subito. E poi questa roba è mia parte, con salsa del peperoncino e molto afrodisiaco. Ecco, giusto col peperoncino. Noi a Roma ci andiamo lisci. C'avevo mica bisogno di sta roba. Oh, Mario, non t'allargamo giusto perché c'è il Giaguaro. Ah, beh, certo. Quando c'è il Giaguaro, chi se permette di niente? Quello è il numero uno. E che il Giaguaro ai donne afrodisiaco glielo dà prima, durante e dopo. 2000, grazie. Buongiorno. Buongiorno. A lei. Grazie, il suo resto. Salve. Salve. Buonasera. Prego. Dica. Una confezione di Viagra. Serena, già che sei lì, una confezione di Viagra per il signore, grazie. Ce l'ha la ricetta? Certo. Architetto Antonio Mazzaro. Tutto a posto. Beh, mica tanto. Quant'è? Sono 200.800 per lei 200. Ah. Grazie. Si vergogni! Ho 70 anni, ancora me lo faccio 3 a notte! Sì! Tonino, ti manca molto? Arrivo, cara! Una pasticca nei casi leggeri, due nei casi di potenza cronica. Due. Meglio s'abbondare. Ecco. Son qua! Prendimi, architetto! Schiocca la frusta! Là. Il cavallo scalpita! E io son qua! La carica dei 600. Schiocca la frusta. E il cavallo, io son qua. La carica dei 600. Ma te sei credinata, piace. Insomma,
Mica tanto. E poi è pure faticoso. Apocalypse Now! Questa sera ti spacco in due! Sei mia! Oh, spaccami tu! Non mi dire! Non ti preoccupare, Tonino. Lo sai che per me non è un problema. L'importante è che mi ami, no? Aspettami pure lì, Ambrogio. Buongiorno. Posso avere un caffè, per favore? Al vetro? Prego. Niente, non si preoccupi. Ecco qui il suo caffèuccio. Ma non c'è neanche una bustina di dolcificante in questa città eterna? Dolcifiché, signora? Insomma, che barbari. Me l'aspettavo arretrata a Roma, ma non certo fino a questo punto. Oh, insomma, ma è proprio un'indecenza, eh? Signora, mi scusi se giungo all'improvviso. Rau. Godemose un'altra dimostrazione della grandezza del giaguaro, eh? Vengo personalmente a scusarmi per conto di sta manica dei cafoni. Non sanno come si tratta un moscerì da varpadana. Precisamente di capriate. Permette? Giaguaro. Io sono Claudia Rocher. Ma diamoci pure del tu. Ma porca zozza. Ah, Claudia, non so se t'annavo questo caffè, ma io te porto in un locale degno di te. Roma. Che città da sballo. C'era proprio da aspettarselo. Il giaguaro non fallisce un colpo. Ormai non stupisce manco più. Lei non lo può sapere perché non è cliente di sto bar. Ma il giaguaro con le donne è come quattro americano, come si chiama? Ricciargeri. Ricciargeri, ignorante. Ma poi il giaguaro è classe pura. Mario. E voi? Chi è quello là? Aceri, ma che ne so? E non rompa ancora questa storia. Vuoi capire che sono passati 4 anni e non te cerca più nessuno? Senti, comunque, se lui ti chiede di me... T'ho mai visto, anzi, sei morto. Ok. Senti, io me nascondo in bagno. Sì, sei morto. È morto. Ci avrà un segreto, questo è sicuro. Va bene, che è qualcosa speciale. Ma manca a dire che è tutto sto mandingo. L'amico mio ci ha fatto il militare insieme, sotto la doccia. Ha detto che non è niente di che. Soliti 20.000 vanno bene. Stavo pensando una cosa io, Angelo. Che cosa? Ma se io ti offro una cosa, mi fai salire solo te? Per scopare con me ci vogliono molto più di 20.000. E poi sono stanca. Buonanotte. Oh, che sono Terrace? D'Angela Kid? E speriamo che se la picchi tutta medicina. Beh! E c'è che dronco un menare casino storto che si picchia l'ora di svitare la testa. Oh, e con questo pagamento ci siamo tolti davanti a questi cazzi di milanesi. Mm.
Ti hai visto aver scattato con la gente? Ti rispetti, ti porti la dea ca. Ehi, cosa deve fare quel pirla lì? Ma c'è sta facile che da capo di chiù. Te l'avevo detto che era un famone. Ma come parli tu? Andi già a ciappare quel pirla lì. Sì. Ci sono mai scicciomani? Ci sono già mai, non te li si dice. E c'è morto. Oh, mu, curati tra cui, un piccion di sorte. Ma cosa l'è? Sparate a quei pirla, vacca di una bagaglia. Preoccuparo, picchiai da fronte, ma tu usai fusioni cristiani. Vai, 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 vai. E dove vado? Guarda come sei ridotto. Dove ti porto? Portami dove ti pare, vai via di qua. Senti, io non voglio casini, ok? Io ti porto all'ospedale adesso. Aria, aria, aria. Oh, buona servizia, eh? Mazza che sfiga oggi, ecco in un'altra, e che? C'è niente meglio fa con i soci. Andiamo al video, manco devo mangiare in pace. Dai ragazzi, mi sta morendo sulla macchina sto qua. Eccoci. Karma? A vedi, oh. Questo sta male. Ti serve la barella. Ci sarà? Che ne so, ci sta. No, a vedere. Fai un disparo? Pari. Vai, ha perso, va più a barella. Che giornata di merda, oh. Sputtanato un giorno di lavoro, sporcato la macchina, non ho visto una riga. Guarda che se ti rimane acconciato per l'altro là. Ma che è la mancia quella? C'è Rino, che fai qui? Ti sono venuto a prendere, dai che andiamo a fare un giro. Ma non posso, c'è uno con me. Mandi via. Ma che sei scemo, ma pure hai pagato. Ah, beh, t'ho pagato. Non hai freddo? Ma perché avrei a proposito un capo d'abbigliamento che secondo me in questa stagione è... Prova, prova, prova. Questo qui l'hanno fatto apposta per te e ti stacca una cannonata, guarda che roba. È il taglio tuo. Che bello. Ah. Dove andiamo? Dove ti pare, problemi? Zero. Torna subito! Trattamela come si deve. Non si preoccupi, come se fosse la mia. No, non hai capito, come se fosse la mia. Prego, amore. Sento un fischio, non resisto, musica maestro. Vai col disco, pisto nella folla, me c'ha mischio, il DJ gliela molla. Se corre il rischio, niente fiaschi, riempio piste. Piotta sul piatto e nessuno è più triste che in pista. Come Manero Tony, mangia nastri a palla negli aspettoni, pantaloni a zampa, la giacca della standa, la cubista in tanga, eccita la banda, mi metto in grande, sono sei allenalotto, poi mi compro tutto, quello che è coatto, lo studio 54, il paper disco, ma manda dire è una femmina o un maschio, Piotta, Merlo maschio, come Lando, un urlo, un lampo, il capone sul palco, il super capone, eccolo qua. Ciao, Giovanni.
Poi, allora, novità? Come no? Chi che è? Tu vai danese, no? È un casino, eh? E chi che va a fare? Mostra, vai un'occhiata in giro, non parla cosa di lei, guarda proprio. Comunque, una cosa è certa, né che mo ci vecchi, né che già fai nulla, già mette la mano a mocca, è già tra uscherti. Sbattiti perché fa quel che ti vuole, però chi il trovai danese, no? Chi succede un casino, ti capì o no? Ti capì o no? Ammazza, riga, che piacere vedere gli amici di una volta. Chi è qui? Come c'è qui, del barone? Te conosce no? 30 anni di me stai insieme a fare i navili, le rapine, il panificio. Ringa, mettetevi a sete, è dal 77 che non si vedeva. Voi ricordate qua a Faruccio che la cassa di risparmio della Magliana? Quelli sì che erano tempi. Guarda, Baron, fratel Mette, capita a proposito, che vi moccano un po', che vi un altri che garupai da ne fai quei cos, per piacere. Baron, anche io vi tengo da parlare. Fatto fermo. L'amico nostro, quello là si è dileguato completamente, non si è visto più, a cavallo di un taxi è scappato. Però una cosa è certa, Tepe! Una cosa è certa, che un colpo in fronte l'abbiamo lasciato. Ah, raga, vi siete ridotti con la pezza al culo. Vi siete fatti fregare pure di una carogna dentro un taxi. Adesso mica mette dentro la piaga, perché se a chi è un problema? Te sento o no? A chi è un problema? Io, a parte un po' di ragazze, di droga e di scommesse clandestine, mi sono ritirato. I problemi qui dentro se lasciano fuori. Divertitevi con ste lufate. Io vado a lavorare per voi. Cerino? Dimmi, amore. Avevi detto che potevamo andare dovunque. Ma infatti possiamo andare dovunque, perché? Dai, chiudi gli occhi, metti un dito a caso. Roma, che sfiga! Prova te! Com'è? Hawaii! Quando partiamo? Partiamo... Beh, il tempo di farmi la coda dei capelli e di salutare i miei amici. Giovani coatti come Manuel Fantoni, bella, via questi maschioni. Signore e signori, io sono Mister Ok, il regà, se questo è un sogno, svegliatemi. Questa non è la discoteca, è un ficodromo. Questa è la mecca dei sozzoni. Fusci e pao. Che vuol dire? Bordini morte. Oh, ecco Cerino, ma come si è vestito? Venite, venite da papà, che sono impalcati da sotto. Sì, in bella compagnia. Grazie. Vi presento Angela, la mia fidanzata. Sì, ma non ho capito. Ma hai vinto la lotteria, ha fatto una rapina in banca. Ma che è? Poi ne parliamo. Parola d'ordine di questa sera è bere e divertirsi. Ma che davvero, fratello? Amico Cerino, una parola sola. Sbizzarrete! E vai! Casini in idea fa chi mandarini via. Non frega a chi, perché sono anziani come a te, che sono guagnoni, giù da chi. Anziani, che c'entra anziani, volevo vedere loro chi rubano un miliardo, per forza. Pischelle e pischelli, dopo che il Piotta ci ha rotto a tutti quanti con sto supercafone, vi presento un amico mio che fa il rap da paura. A Giaguaro, facce sognare! Adore, solo la magica fa sognare. Giaguaro mania, Giaguaro mania, sexy, sexy, sexy. Ciao giovani amanti della commedia sexy all'italiana, questa è dedicata a voi da Piotta alias il Giaguaro. Con la mossa del Giaguaro tutti sciogli piano piano, con la mossa del Giaguaro prendi questo frutto amaro. Con la mossa del Giaguaro tutti sciogli piano piano, con la mossa del Giaguaro prendi questo ritmo in mano. La mossa del Giaguaro
sguaro come zampetti, perfetti, movimenti sul fianco, in alto, in basso, il tocco dal collasso. Barone, bella tra, ma come te fa venire in mente anche la gente lì in questo bello caro? Tsunami. Oh, vedete quello con quella stanga nera? Fernando? Sì, fa il tassista. Quello là è un tassista? No, un tassista, il tassista. Ah, te si ricorda che la tutti di quella faccia del... Altro giro, altra corsa, che magari per quello è l'ultima. Con la mossa del giaguaro, tutti sciogli piano piano. Con la mossa del giaguaro, prendi questo frutto amaro. Con la mossa del giaguaro, tutti sciogli piano piano. Con la mossa del giaguaro, prendi questo ritmo amaro. Con la mano, sono giaguaro, sono Lazzi, io non lavoro. Marco se m'ammazzi, viva la Bernarda, chi tocca e chi guarda, scalda quel gran pezzo dell'Ubalda, bamba, disco samba, un po' di rumba, arrivar giaguaro, un urlo nella giungla, muovi la mano, giovannona coscia lunga, piedi più fianchi e palla questa rumba, come Ramba, Tommy, Jerry, Becky, piotta, muscio dei camerotico, entro, esco, non vengo presto, meglio un ritardo che il tuo pretesto, stress, lavoro, impegni, sii più onesto, prima o poi te lo buttano in del posto, pacco, doppio pacco, contro paccotto, occhio, occhio per sembrare finocchio. Con la mossa del giaguaro, tutti sciogli piano piano. Con la mossa del giaguaro, prendi questo frutto amaro. Ma com'è che stai a partire? Come fai a saperlo? Ah, Ceri, ma che sto a pettinare le bambole? Sei innamorato fragico. Comunque, prima di partire, volevo dire di stare attento, eh. A cosa? Senti, a me manco mi interessa come ha preso sti soldi. Però hai vedi quei ceffi là in fondo? Non riguarda, se ne accorgono. Sono amici tuoi? No, manco tuoi. Non mi sembrano ben disposti, eh. Con me? Che devo fare? Ce l'hai un posto tranquillo dove fate seguire? Casa mia, eh? Perfetto. Te fai seguire lì e prendi tempo. Per resto, fidate. Sì, ma sei sicuro? Tranquillo. Mo vado, vedo finire la strofa. Schelle belle, io giovane ribelle, coi tatuaggi incisi sulla pelle, a pelle, il giaguaro è nei paraggi, assaggio, non assaggi, miei massaggi, mando messaggi coi cellulari, a chiatette grosse come Lolo Ferrari, io duri e compari, flamine e corveleno, roba coatta, corre come un treno, come Montagnani, dimmi dove vai, se il vizio e tu non ce l'hai, tu come Corrado, l'amico del giaguaro, dedicato con affetto a Gio D'Amato, Anfami, dedicata a tutti i giaguari, mo siamo tornati e non se ne andavo più via. Prendi il ritmo in mano, col giaguaro, col giaguaro. Prendilo per mano, col giaguaro, col giaguaro. Prendi il ritmo in mano, col giaguaro. Che succede? Col giaguaro. Niente, ascolta, c'è un cambiamento di programma, non è una cazzata, ci penso io. Adesso io vado via da solo, un attimo, ok? Tu continui a ballare qui per un po', poi vai in albergo, fai le valigie e mi aspetti lì, ok? Sei sicuro di quello che stai facendo? Io sono sempre sicuro, perché Cerino ha due marroni così, e tu lo sai. E poi non ti preoccupare, il tempo che tu fai le valigie, e io sono da te, ok? Ce lo dici tu? Ti torno a casa. Vuole un taxi, signorina? No, grazie. C'hai niente da confessare? Come facevi a sapere che sarei partita? Angela, ma che te pensi? Che ne conosco quelle come te. Appena ci arrivo a dare una possibilità, te la sei giocata sporca. E ora dove mi porti? Ma non ti preoccupare, non ce l'ho con te. Comunque per Cerino è pure meglio così, i soldi gli potevano solo che rovinare la vita. Mi dispiace per Cerino, ma tra noi non sarebbe andato. Quello che non ti perdono è che lo stavi a lasciare una merda. Prima di andare via ti aiuta. Cosa posso fare? La bella mia, e devi pure rinunciare a qualcosa. Dove stavi andando comunque? A Fiumicino, partenza internazionale. Via allora che ti do un passaggio. Maschio!
hai capito, eh? Sta paracula di Angela. Vabbè, per un pugno di dollari. L'importante è Cerino. Bastardo, dove li hai messi questi soldi? Non stezzo anno, ma tu sai cosa sono i cristiani? Non ho niente, ve l'ho detto. Vi state sbagliando. Faminga il furbo, eh? Se lo stichi ti metti in mano addosso. Che ha detto? Non faccio no lord, se no devo andare a sfragare una mazzata. Ti aspettavi qui, ven? Che ha detto? A farmi nessun. No. Olio, vai. Oh yeah! Ho portato una cosa per gli ospiti del signor Corsi. Gliela mi sento che ci hanno preso a cargato. Vai a te! Ehi, vedi che dove a Roma, l'unico tassista di Bologna, così tu! Ha detto? La dica, chi è a Roma? È l'unico tassista pirla di Bologna. TST! Ti capì o no? Marione! Mario! Ma che già si è fatto notte? È una vita che sta al bagno, ma che è successo? Non sta quello che mi cercava. Ma chi è quello? Rau. No. Rau. 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 È andato? Ma che ti ha detto quello, Giaguà? Che vuole? Au, la gente non ci sta più qua a destra. Perché? Che ti ha detto? Che gli lavoro la moglie al posto suo. Ma rimortacci, tua giaguana smaltita. Un'altra tacca sul cinturone, vai. È che io sono troppo buono. Ma troppo quello? Buono. Lo so. Ma mi diceva sempre mia madre, sei troppo buono, poi la gente si approfitta. Santa mamma. Ma ricordo tua madre, Giaguà. La ricordi? Come faccio a scordare? È stata la prima quando... Non te capisco. Perché dobbiamo passare una notte in albergo? Abbiamo una villa con 10 camere da letto. Perché dobbiamo cambiare ambiente, prenderci una vacanza dalla routine quotidiana. Sono sicuro che lì riusciremo a risolvere il nostro problema. Speriamo. Ho conosciuto gente d'un'umanità ricchissima. Berardo, può andare in cucina a prendere le portate, grazie. Grazie. Vedrà che Fulvia sarà stuzzicante. Mm. Tu prenderai la stanza e ti metterai a letto. Spegnerai la luce. Lascerai la porta socchiusa. E allora io, qualcuno, ti piomberà addosso. Sì. Ti stropperò i capelli. Sì. E ti possiederà uno, due, tre volte. Gattone mio, non vedo l'ora. Anch'io. Com'è perverso. È vero che è perverso. Sì, sì. Il pranzo è servito. Questo è proprio uno stronzo. Giaguaro. Giaguaro, sei te? Non ce lo posso credere. Già qua, so io. Ma io chi? Debora. Mambo, vengo dall'Esquilino e non mi piace de lavora. C'ho librato così e il tuo nome non c'è sta. Io sono Giaguaro. Tu sei il Giaguaro. Io sono Giaguaro. Dimmi che vuoi da me. Giaguà. Fammi divertire la prima notte di nozze. Ma non ce l'hai un marito? Cielo, mio marito. Ciao, cara.
Ciao, caro. Giusto un momentino, scusate il disturbo, un momentino, chiedo una cosuccia al portiere. Torno subito. Che amarezza. A chi lo dici? Senti, Giacuà, io domani parto per viaggio di nozze. Te prego, fammi sto regalo. Ma io devo lavorare. E poi mi sa che più che il piacere ci tocca il dovere. Debbie, siamo a cavallo. Hanno il decoder in sala da pranzo. Quindi mi sa che per quanto riguarda fare l'amore bisognerà aspettare un pochino, eh? Non posso certo perdere questa grande partita. Monte Soratte Castello in Brullinese, valida come spareggio per la promozione. Cara, tocca che andiamo. Che amarezza. Giacuà, aiutami. Quando lavoro così tanto, più ci penso e più mi stanco. Allora è venuto veramente. Credevo ci avesse ripensato. La parola del giaguare è una sola. L'hai portata la foto di tua moglie? Certo, una cosa mi deve promettere, di essere delicato. Fulvia è una signora e non è per niente abituata a certi ritmi. Certo, una gran bella signora. Se non fosse per me avrebbe una vita sessuale selvaggia. Adonì, e tu lo sai, il giaguaro può essere fero e può essere piuma. Questo è il passi. Artola, chi va là? Miau, giaguaro. Giaguara. Allora è vero che ogni eroe c'ha la sua eroina. Vorrei e non vorrei, mi fai tremare il cuore. Se tu sei il mio giaguaro, mi sento già vibrare. Vibrar! Vibro come un violino. Io teso come un archetto. Vibro! 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 Oh, la tua nota stonata mi riporta l'amarezza della vita. Devo andare a cordare un controfagotto. Non mi lasciare sola, miau miau. Vabbè, se ribeccamo tre mezz'ora qua, ti insegno una rielaborazione della nona di Beethoven. Quella del giaguaro si fa ca' tromba. Miau. Ah, ma buono sì, ma fregnone no, eh. No. Miau. Rao. Miau. Rao. Miau, miau. Rao, rao. Miau, rao. Vieni qua. Giaguà, lui sta sempre a vedere sta partita. A me mi piacerebbe fare una partita con te. Ah, ti piace giocare fuori casa? E come marchi? A Omo. Hai sbagliato. A me mi piace il 4-4-2. Giaguà, ti prego, dammi un'altra chance. Vabbè, sai che ti dico? Famo tre mezz'ora qua dietro, nella lavanderia. Ma che sua lavatrice, Giaguà? Oh, sei sempre così banale. A che piano andate? Io scena sta fermata. Ti aspetto. Sì, aspetta. Sate, America, sate. Già qui? Ma come? Tutto concluso? Ma manco mi sono spogliato. Ci sarebbe una variante che ti volevo comunicare. Mentre tu stavi qua a piangere addosso, mi sono lavorato una certa Catwoman. Tu capisci, sarebbe un peccato che nessuno se la spufazzasse. E allora? E allora, visto che mi ha prestato tua moglie, mi sembra il minimo restituirti il favore. Che dici? Che io? No, non ce la farei mai. Non ce la faccio con mia moglie, figurati con una sconosciuta. Ah, frate, ma il problema tuo è proprio questo. Ma con tua moglie sei troppo preso, troppo innamorato. Ma ci vuole una che senza troppe moine ti sblocca il tubo. Il tubo?
Non credo che ce la farei. Ma guarda che il giaguaro te l'ha coltivata a dovere. Ma resta che raccoglie frutti. I frutti. Ah, American football, shit. American football is good. Lui mi stai a parlare male del sorellate. Ma sorellate, sorellate, ho senso, sorellate. Dai ragazzi, su, portatelo via. No, I say I want a beer. Go, fuck. Go. No, look at three beers, my friend. Dai, Tonino, rilassati e raccontami tutto dall'inizio. Che ne so, sarà un complesso edipico. Forse troppo attaccato alla tetta della mia tata quando ero piccolo, in campagna. Il fatto è, dottore, che non ho più fiducia in me stesso. Ci penso io a farti tornare tutta la fiducia. Ma che... Le ho provate tutte. Creme, unguente, pillole, tutto inutile. Tutte fregnacce. Mm. Ma io sono troppo buono. E ti farò un grosso regalo. Un regalo? Ti svelerò il segreto del giaguaro. Oh, I'm sorry. Oh, shit. Where the fuck is my room? Shit! Però, Tony, aspetta un attimo che c'ho un pacco da sistemare. Ehi, mister. Oh, maschio. This is your fucking room. Thank you, sir. Thank you. Adonì, ma che sta a fare ancora là? Ma che è successo? Ma non ti preoccupare. Poi dei pazienti ce n'ho tanti, mica c'ho solo te. Già, guarda, io non sono mica tanto convinto, sai. Vabbè, Tony, ma c'è un limite a tutto, Ripeti con me. Volere e potere. Volere e potere. Credo in me stesso. Credo in me stesso. Il giaguaro è con me. Dammi il passi. Per te è tutto facile, eh? Dai, Tonino, non fa ragazzino, dai! Ma che c'hai paura, oh? Oh! Sti giovani non sanno niente della vita. Wonderful bride. Ammazza come sei americano. Buonasera. Scusi, signorina, sono io, lupo sconosciuto, talmente sconosciuto. Come piace, signore. Oh, Nessuno te batte, Sorate. Chissà che sforza, hai vinto con Civita Castellin Brullinese. Debora. Non se batte, America! Mi ha dato quella bottigliata, mi ha mai portato fortuna! Cinque gli abbiamo fatti! Oh, five! Good! You made five! Compliments! I made two! Fulvia, vuol dire che stanotte noi due, io e te, abbiamo fatto l'amore. Sì, Tonino, ci avevi ragione tu. È stato come non averlo mai fatto prima. Come se mi avessi tolto la virtù per la seconda volta. Ce l'ho fatta. E io credevo di non riuscirci più. Ce l'ho fatta.
Antonino, che so queste? Queste? È il segreto del giaguaro. Ma se vuoi me ne tolgo subito. Ma che sei matto? Ste mutande te le levi solo quando lo dico io. Signora, permette questo ballo. Amore. Ammazza che piottario. Starberghi c'hanno più stelle del presepe e me cascano sul chinotto. Ma com'è possibile? Ci deve essere un equivoco. Voi siete il signor Mariotti Mario, nato a Roma e residente via dei Castelli 32. Sì. Proprietario di questo bar. So io. Beh, ma che è uno scherzo? Ma quale scherzo? Dunque, aprile 1989, prima ipoteca sulle mura del bar. Qui leggo, per spese della signora Mariotti Pia alle terme di Montecatini. La povera mamma, sì, ci avevi dolori, Poretta. Allora che dovevamo fare? No, dai, il trono del giaguaro, no. Ma quale dolore? Oltre al dolore, aveva anche il vizio del gioco. Casinò di Montecatini, debito alla signora Mariotti, 250 milioni. Che cosa? E non è finita, settembre 92, Sanremo. Sanremo? E infatti io dicevo, ma che ce va a fare Sanremo? Noi stiamo a Ostia, stiamo così bene, andiamo al Gambrinus. Lei no, niente, Sanremo, perché dice il clima è mite, la vacanza temperata. Ma che c'è, mamma? Se la vogliamo chiamare così, un credito del casinò di Sanremo di altri 200 milioni e seconda ipoteca sul resto delle mura del bar. Non mi lamentate, qui il bar è tutto ipotecato, lo dicono i documenti, non ho capito. È una giornata strana oggi. Ci sono mai, c'è mani, ci sono mai, non ci sono mai, poi mi faccio grazie, così mi chiamano, ci sono mai, e mo che faccio io? Ma che mi invento? Ma guarda che faccia c'hai, quanto eri brutta. C'avevi i baffi, eri una tappa, la mattina non te si poteva guardare. Papà ogni volta che si alzava si grattava. Ma io i fiori a prima volta non ti porto più. Sanremo, Cortina, amà. Ma li portasci tu, amà! Ma che faccio? Ah, Mario, vedrai che si aggiusta tutto. Vabbè, poi Mario, effettivamente, sto bar era antico quanto l'arca di Mosè. Infatti era pieno d'animali. Aridale per bar! Vedi, Mario, l'unica cosa che può fare in un momento così è festeggiare. Ma già qua, fatte un altro chinotto. Niente bottega, niente lavoro. Ma chi t'ammazza più? Preciso. Andiamo sempre una cosa da bere, va? Che ti chiarisco meglio il concerto. Ma che mi porti dalla concorrenza? Ma che concorrenza e concorrenza, che non c'è più niente. E poi questi qua vicino al caffè lo fanno pure meglio del tuo. Vabbè, non ci voleva tanto, Mario, diciamoci la verità. Mica solo il caffè, pure i panini. E tre mesini. I cornetti. E il tonico sapeva di pompermo. Scusa, c'è Mario, ma la verità. Ma allora perché venivate a pascolare tutti i giorni da me invece di andare a rompere da un'altra parte? Ah, Mario, ma ancora non hai capito? Perché siamo amici! E gli amici dopo la mamma sono la cosa più importante. Preciso. E andiamo se a sto chinotto che c'ho pure la gola secca. Se permetti già qua offro io. Beh, Tony, dopo quel miracolo è il minimo. Ammazza, regà, che ha trippata, oh. Mi sono mangiati i fagioli che le codiche. I bucatini alla matriciana. A coratelle, già ve l'ho detto. L'amaro. E mo ci manca solo il caffè. Ma che fate, venite a piedi da me? Allora, se venite, piate questi indirizzo. Piotta, via dei Giubbonari, zona Campo dei Fiori. Che sta più o meno così. Se venite da Lungotevere, Castel Sant'Angelo, San Pietro, Porta Santa, te fai Corso Vittorio, secondo a destra, tranquillo, Gagliardo. Campo dei Fiori, zona Mercato, Giordano Bruno, poi chiedi che un vicolo là,
vicino. Una mossa nel giaguaro come zampetti perfetti, movimenti sul fianco in alto in basso, il tocco dal collasso come miele appiccica nel sesso, mizzica se pizzica se mozzica, allora sì che è fantastica, niente plastico, labbra al silicone ma tette sode, febbre dell'amore come buscaglione, il rito di Chicago suscito passione con la mossa del giaguaro e bravo mamo come te paro para del culo da river giaguaro. A me non sai che papà, c'è sta mio cugino che sta a farmi dare là, mio cugino detto il fiottino. Sta in zona fiera, via del Savonarola. Mo, de preciso, Milano non è proprio zona mia, anteso di. Comunque a funivia perpendicolare. Sono giaguaro, sono Lazzi, io non lavoro manco se m'ammazzi. Viva la Bernarda, chi tocca e chi guarda, scalda quei gran pezzi. Sei da Bologna? È regolare, vai dal Pantera. Tortellino di ariccia, classico della zona. Bello ricco, pregno di carne pesantina, con un bel po' di sughetto sopra. Vai tranquillo alla grande, perché la cucina romana è worldwide. Meglio un ritardo che il tuo pretesto. Stress, lavoro, impegni, sii più onesto. Prima o poi te lo buttano in del posto. Pacco, doppio pacco, contro paccotto. Occhio malocchio, prezzemme nel finocchio. Stai a Palermo, a giornare sole, c'è il mare? Vai da Lando, arancini con la coratella. I famosi arancini con la coratella di Lando. Stai a Venezia? Vai dalla Sora Maria. Due gozze all'arrabbiata, classico piatto tipico della zona. E poi un giretto gagliardo in gondola a cantasse col gondoliere e stornelli romani. Lolo Ferrari, Pioturi e Compari, Flamine e Corveleno. Roba coatta, corre come un treno, come Montagnani. Dimmi dove vai, se il vizio e tu non ce l'hai. Stai a Napoli? Tranquillo. Vai da Peppe.